Tu hai usato, parlando di Antonio, tre parole molto forti: cattiveria, superbia e presunzione. Quali di queste tre parole sono, secondo te, perfette? Qual è la parola che calza di più al carattere di Antonio? Delle tre che hai usato. Presunzione, perché ha la presunzione spesso di sapere tutto in ogni settore, ogni ambito, dalla cucina alla musica alla recitazione ai reality, a qualsiasi cosa. È una Treccani vivente, praticamente. Sì, è tuttologo. Antonio, tu invece, parlando di Patrick, hai usato tre parole: falsità, cattiveria, strategia. Che cos'è di più? Lui è un cattivo stratega? È una persona falsa. Falsa, perché? Sì. Perché dà il buongiorno a tutti, si mostra con la massima allegria, invece poi, come perde le staffe, esce fuori la sua vera natura, quella di un serpente. Lui ha dato del crotolo ad Antonella Elia, ma lui è un serpente a sonagli. Va bene. Capito, caro Patrick, ci ha passato e porta ca. Allora, Patrick, perché tu hai detto, cioè, voglio sapere, che cos'hai tu di buono, di migliore rispetto ad Antonio? Una qualità tua che ti caratterizza, che invece Antonio non ha? Guarda, non vorrei peccare di presunzione. Vabbè, te l'ho chiesto io, quindi ti faccio diventare presuntuoso. Però, per forza. Magari sono un attimo più, forse leggermente più umile di lui.